altre parole, perché in realtà il Presidente del Consiglio è stato già molto chiaro sullo stato delle cose. Io ci tengo a affermare che in questi giorni l'Italia, nonostante che l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse deciso nella prima riunione del 22 e del 23 di gennaio di non proclamare lo stato di emergenza sanitaria globale, cosa che è avvenuta solo nella serata di oggi, aveva comunque deciso di assumere misure di controllo e di sicurezza che erano state riconosciute da esponenti di primo piano della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle CDC, il Centro Europeo per il Controllo e la Sorveglianza delle Malattie, come misure all'avanguardia. Quindi l'Italia in questi giorni era già considerevolmente un passo avanti nel controllo rispetto a tutti gli altri paesi europei. È chiaro che di fronte ai fatti nuovi che emergono questa sera, che sono fatti importanti, perché da una parte a Ginevra c'è una presa d'atto, in qualche modo una correzione della decisione che lo stesso OMS ha compiuto il 22 e il 23 di gennaio, quindi con la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria globale. Dall'altro lato un fatto che è abbastanza normale se pensiamo alla statistica, nel senso che in Europa c'erano già 10 casi, come noto, ben 5 in Francia, 4 in Germania, 1 in Finlandia, era abbastanza probabile, lo dicevano da tempo i nostri scienziati alla task force che si riunisce tutte le mattine, che a un certo punto avremo avuto un caso anche nel nostro paese. A questo punto è evidente che rispetto a questi due fatti nuovi c'è una reazione che noi decidiamo di mettere in campo, che ci colloca ancora un passo avanti a tutti gli altri sul piano della tutela. Credo che sia un messaggio importante che dà il nostro Paese: la difesa del diritto alla salute per noi è una questione fondamentale. Io voglio ribadire anche in questa sede che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è uno dei migliori servizi sanitari del mondo. Anche in questa sede voglio ringraziare i nostri medici, i nostri infermieri, il personale sanitario che a tutti i livelli, anche con un coordinamento molto forte con le regioni, che hanno un ruolo evidentemente importante dentro il Servizio Sanitario Nazionale, ci consentono insomma di assicurare la giusta sicurezza ai nostri cittadini. In queste ore evidentemente faremo tutte le verifiche del caso, proveremo a tracciare nel modo più completo possibile anche il percorso di queste due persone nel nostro paese. Ci sono tutte le condizioni insomma per poter riconoscere una situazione che è sotto controllo e che credo ora il professore Ippolito potrà riferirci, perché queste due persone sono in questo momento evidentemente in isolamento presso l'Istituto Spallanzani e il professor Ippolito potrà riferirci anche con più precisione la connotazione scientifica, la prima valutazione scientifica che è stata fatta sui due casi.